una corsa che ti ha visto partecipare diverse volte in prima persona, giusto? Sì, ne ho fatte sei di corse, spero di quest'anno di poter fare la settima. Ci descrive brevemente l'opera che tra poco sarà scoperta. Sì, l'opera vuole rappresentare uomini e donne che si impegnano in questa corsa, è una lastra di acciaio Corten di 3 metri di lunghezza per 1,5 di altezza ed è stata tagliata al laser. Quindi dopo uno schizzo fatto a mano sono passato a un disegno AutoCAD che è l'interfaccia che serve per tagliarlo con un macchinario laser che ha realizzato la ditta Campanella di Pistoia. Perfetto, grazie mille. Quali sono i suoi tempi di magistrata? 6 ore. 6 ore, Miglior tempo è 5,59. Prima opera ha fatto No, io ho realizzato anche la medaglia. medaglia e il trofeo Bargellini. Per favore, vuoi dire il tuo nome e cognome? Paolo Cassai. Ti ringrazio. Quando si è partecipato alla prima Allora, io la pista di Bretone ho partecipato 4 volte, l'ho vinta 2 volte, una volta secondo e una volta terzo. La prima edizione la vinsi io nel 1976. Rappresenta per me un bel ricordo. Correvo le maratone a quei tempi, ero un azzurro. Avevo rappresentato l'Italia con la nazionale italiana, quindi era la mia specialità. Niente, ha preso un grande valore questa corsa, insomma, un motivo d'orgoglio essere qui oggi dopo tanti Ci anni. siamo, Ti diamo ringraziamo, un ciao, buongiorno, il grazie. buongiorno. Siamo con Rinaldo Vanni, una bella soddisfazione, un nuovo traguardo. Per una manifestazione sempre più importante per il territorio pistoiese e non solo. Con vero piacere che questa mattina questa manifestazione con la posizione della targa a ricordo dell'ultimo marathon Pistoia a Betone, un segno ancor più tangibile di un evento sportivo che ha una risonanza che non è certamente dire che è di internazionale, non è certamente un dire in modo fuori le righe, e quindi un evento sportivo importante che segna il territorio, che attraversa il territorio e che del territorio è diventato un elemento di riconoscimento. E quindi una vera soddisfazione per un'amministrazione, ma per tante amministrazioni che stamattina hanno voluto dare questo segno, un segno di riconoscimento prima di tutto alla Silvano Fedi, che in quella e questa da oltre 40 anni manifestazione crede in modo così importante e che senza di loro non avrebbe, come si dice, non avrebbe gambe. Perfetto, grazie mille. Silvano Fedi, una bella soddisfazione per una manifestazione a cui date tantissimo da 42 anni a questa parte. È una soddisfazione immensa, sicuramente questa targa, oltre a ricordare quello che fu l'impresa di Arpidoro Berti, è significativa per tutti gli atleti, ma anche per le persone che ogni anno collaborano, circa 400 volontari. Quindi è un riconoscimento ufficiale che a noi, diciamo, ci ripaga di tutti gli sforzi, di tutti i sacrifici che ogni anno dobbiamo fare per affrontare una gara del genere. Una manifestazione che vive ogni giorno, anche adesso nell'attesa appunto che venga scoperta la targa, abbiamo visto passare diversi maratoneti che si stanno allenando lungo il tracciato. No, infatti, a parte una rappresentanza che è partita dal campo scuola, la sede, diciamo, della SCD Silvano Fedi e del comitato organizzativo della pista Betone, però anche tanti atleti che chiaramente in vista del 25 di giugno stanno iniziando a testare le proprie forze e capacità. Maratona sicuramente 50 km così impegnativa non si prepara in pochi giorni, ma ci vuole una preparazione mentale e anche fisica che dura nel tempo. Quindi sicuramente anche oggi è un'occasione per non interrompere, poi un'occasione di questa targa celebrativa con una presenza così massiccia di persone, atleti, rappresentanti della politica. Ecco, a noi non fa che piacere, significa che questa targa, questa ultramaratone entra proprio nel tessuto della realtà pistoiese.
Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Samuel Gargini, il miglior modo per celebrare la scopertura di questa targa è arrivare qui correndo, e voi siete partiti dal campo scuola anche per allenarvi un po' in vista della pista da betone. Sì, siamo un gruppo della Silvano Fedi che, onorando questa targa per l'ultima maratona, e siamo partiti dal campo scuola stamattina e siamo venuti su nel luogo della cerimonia correndo, anche per fare un po' di allenamento in vista della pistola betone che si terrà il 25 di giugno. Tempo di percorrenza? Per la pistola betone? No, ora che... questo percorso. No, il percorso sono stati 11 km, ci si è messo un'ora e 20 minuti, si è presa comoda, ma comunque è per stare insieme, per fare un buon allenamento. Anche perché c'è un po' di salita fino in su.